dobbiamo dimenticare, il nostro hashtag da oggi in poi lo dobbiamo stampare, io me lo faccio tatuare, deve essere hashtag io non dimenticherò. Io non dimenticherò quello che avete fatto, io non dimenticherò che ci avete tenuto all'oscuro mentre il resto del mondo rinasce, noi stiamo morendo. Io non dimenticherò che oggi tu, Conte, sei andato a firmare in Germania con la Banca Europea il fatto che possono bloccare i nostri conti e metterci mano dentro liberamente per ritirare i sorti sulle sorti di Europa dopo questa crisi, perché questa crisi l'avete voluta voi. Io non dimenticherò che ci avete tenuto all'oscuro di tutto questo. Io non dimenticherò la signora vicino casa mia che è morta perché è anziana. Io non dimenticherò quando andavate in giro 3 mesi fa e facevate non sopravvalutiamo, questa è solo un'influenza, abbiamo solo 2 casi con tutti i morti che ci sono nel mondo, andiamo a fare l'aperitivo in giro, stronzi tutti quelli che gli sono andati appresso a fare l'aperitivo. Io non lo dimentico Conte quando ha detto ah ragazzi, ma non facciamo allarmismi, ma quale chiudere le frontiere, assolutamente non diamo modo a questi fascisti di, ma che cazzo stai a dire, non esiste né destra né sinistra, no, loro, quella è una speculazione, la destra e la sinistra non esiste ragazzi, noi l'Italia è l'unico paese al mondo ancora con le frontiere aperte ed è giusto perché noi siamo fatti così. Noi siamo fatti così, noi siamo un paese buono, un paese di artisti, noi non siamo nati per fare il male, non siamo nati per fare le cattive, noi siamo nati per la cultura, per la musica, per i spaghetti, noi siamo spaghetti e mandolini, noi siamo buoni, noi siamo un paese che ride, un paese che aiuta tutti ed è giusto, così ce l'abbiamo nel DNA. Non ci devono privare della nostra bontà con la paura, con lo spavento. Noi non siamo la destra che mette paura e che ci fa chiudere a riccio e ci mette uno contro l'altro. Noi non siamo la sinistra che non gli frega un cazzo di niente e vende il culo all'Europa pur da prendere 2 spicci e guadagnare. Noi siamo italiani, noi siamo un popolo di chitarre sulle spiagge, di bionde trecce, gli occhi azzurri e poi noi siamo un popolo d'amatori, noi siamo un popolo di belle donne, noi siamo un popolo di Don Giovanni, dei cazzoni, noi siamo un popolo meraviglioso, regà, e io non lo dimenticherò che loro ci stanno distruggendo e vogliono convincerci che noi siamo schiavi e che dobbiamo stare in casa chiusi, zitti, in silenzio mentre loro ci calpestano. Noi ci stiamo in casa perché noi siamo gente rispettosa e non vogliamo che questo virus propaghi, ma nello stesso tempo lottiamo e io non dimenticherò.